Barbara Bonansea on fire, doppietta e Valentina Cernoia tritano la viola, ruggito delle Juventus Women che espugnano dunque l'Artemio Franchi, secondo 3-0 consecutivo nella seconda giornata della Serie A femminile e veramente una prova di forza che miglior viatico non poteva essere per andare a conquistare giovedì i gironi della UEFA Women Champions League. Sorelle e fratelli, ciao a tutti, ben ritrovati, buona domenica, benvenuti in questo mio nuovo video. La maglia di Cristiana Girelli, come sempre, alle mie spalle. Perché? Perché chiaramente parliamo delle Juventus Women. L'avevo detto, riflettori puntati sulle Juventus Women che in quel dell'Artemio Franchi espugnano un altro stadio importante. Dopo che la passata stagione abbiamo espugnato lo stadio San Siro, vincono 3-0 contro la Fiorentina in una prova di forza veramente importante, in una partita complicata, che è stata veramente complicata da vincere, più che altro da sbloccare, perché chiaramente la partita l'hanno fatta le J-Women, la Fiorentina chiusa a doppia mandata a cercare di ripartire e far male, ma quando hai una Barbara Bonansea veramente in forma UEFA Champions League, tutto diventa clamorosamente più semplice. Si vola dunque a punteggio pieno, seconda partita della Serie A, seconda vittoria, secondo 3-0 consecutivo. E come detto, adesso il focus è su giovedì ore 20 a Vinovo, all'Ale Enrichi Pitch, per conquistare contro il Vlasnia nella partita di ritorno del secondo turno preliminare della UEFA Women Champions League, i gironi della massima competizione europea. Vado subito con la cronaca della partita perché c'è stata tanta carne al fuoco. Là, bello, bellissimo come sempre, vincere al Franchi, vincere davanti a loro che sullo 0-3 cantavano "Chi non salta Juventino è", capito? Lo cantavano il pubblico del Franchi, che tanto non si smentiscono mai, donne o uomini che siano, e l'hanno cantato quando gli abbiamo appizzato il terzo, è vero, con Vale Cernoia su calcio di punizione. Ottavo minuto, sinistro della Boatin, la palla al lato, la prima palla gol è stata delle Women, che ci hanno messo un po' ritmi abbastanza blandi nel primo tempo, partita più vivace sicuramente nel secondo. Ci abbiamo messo un po' chiaramente a scardinare la difesa della Fiorentina. 20° minuto, la Sabatino di testa, facile la Però Magnan, colpo di testa centrale, parata facile di Pepem. Al minuto 30 le Women cominciano ad aumentare i giri del motore. Girelli inventa, Cernoia in Buca, la Tortelli prima della Bonansea in calcio d'angolo. Minuto 34, la Cernoia su punizione, la Tasselli dice no con l'aiuto della traversa. È il preludio al gol di Barbara Bonansea, che inizia il suo show al minuto 38. La Cernoia lavora un pallone veramente complicato in mezzo al campo, un pallone alto, praticamente una palombella. Riesce a servire Barbara Bonansea, che è fortunata nel rimpallo a superare la Tortelli, non perdona, 1-0 strameritato delle Juventus Women. La risposta della Fiorentina arriva al 40°, la viola con una conclusione centrale della Huchette, è stata anche lì facile la parata della Però Magnan. Al minuto 41 la Bonansea cicca il raddoppio facile su assist della Cernoia. Anche Valentina Cernoia oggi, ira di Dio, migliori in campo Bonansea e la Cernoia. Secondo me, minuto 44, la Cernoia dalla distanza, tiro centrale. Si va a riposo sullo 0-1 nostro, assolutamente strameritato. Secondo tempo, al minuto 52. C'è stata la punizione della Girelli dai 40 metri, ha cercato il palo basso alla sinistra della Tasselli, che però è stata brava
non solo a respingere, ma a mettere anche la palla laterale. La Tasselli è una nostra ex calciatrice che la passata stagione, a gennaio, è passata prima al Napoli e poi è approdata alla Fiorentina. Intorno al 70esimo arriva il miglior momento della Fiorentina, che vanno vicinissimi al pareggio con Laneto. C'è stata un'azione confusa in area di rigore. Laneto si è alzata il pallone, ha concluso di destro, è stata però brava ancora la Però Magnan, ha bloccato a terra molto sicura Pepem nel momento in cui è stata chiamata in causa. Il miglior momento della Fiorentina, che però al minuto 74 viene smorzato ancora da Barbara Bonansea. Un'azione praticamente di una semplicità clamorosa, perché siamo andati in gol con tre passaggi, tre. C'è stato il lancio della Lenzini, semplicemente illuminante, in profondità per la Cernoia, dentro l'imbucata laterale dalla parte di Valentina Cernoia. Barbara Bonansea non perdona, 2-0 per le Women, che praticamente tagliano le gambe alla Fiorentina. 75esimo, doppia occasione clamorosa. Prima la Cernoia viene respinta, poi la Rosucci in azione confusa va di rovesciata, palo, e poi la Tasselli che si ritrova il pallone tra le mani. Occasione però clamorosa, soprattutto Martina Rosucci che di rovesciata ha cercato la Ronaldata. Al minuto 86 arriva il gol del 3-0 che chiude definitivamente la partita. Una punizione di Valentina Cernoia, c'era andata vicinissima nel primo tempo. Al minuto 86 disegna la parabola, praticamente una punizione magistrale. La Tasselli calcola malissimo la traiettoria, perché stava tutta spostata praticamente dall'altra parte, ma la Cernoia tira praticamente un missile terra-aria, il tris della Juve, strameritato. E poi dopo, chi non salta Juventino, Juventino è, capite, proprio geni del male, veramente, i tifosi della Fiorentina. Al 90esimo, Laneto dalla distanza, Pepem la messa in calcio d'angolo. Le Women scese in campo con il 4-3-3, con la Però Magnani in porta, voto 6,5, ha dato sempre sicurezza al reparto, che sia di piedi che sia nelle praticamente quattro occasioni, due realmente importanti che ha avuto la Fiorentina. Pepem ha sempre risposto presente. Tuija Irinen, voto 6, una partita comunque diligente della Irinen, più in fase difensiva a questo giro che in fase offensiva. Saragama, voto 7. Quando c'è da battagliare, Saragama, la mano, la gamba indietro non la tira mai. È stata anche ammonita per proteste quando il gioco si è fatto duro. Saragama ha tirato fuori gli artigli, come detto, è stata anche ammonita. Unica ammonita delle Women. Salvai, voto 6,5. Al minuto 66 le è subentrata la Lenzini, voto 7, è entrata in maniera importante nel gol, nell'azione del gol del 2-0. Boattin, voto 7, altra partita importantissima di Elisa Boattin. Caruso, voto 6,5, lavoro oscuro a centrocampo, ma la Caruso c'è sempre. Zamanian, voto 6,5, ha fatto l'amministrazione ordinaria a centrocampo a dirigere il traffico, ma l'ha fatta benissimo. Al minuto 66 le è subentrata la Pedersen, voto 6,5. Rosucci, voto 7. Martina gioca, secondo me, un'altra partita importante a centrocampo, in fase di interdizione, in fase di proposizione della manovra, e sfiora in gol su rovesciata con un palo clamoroso. Al minuto 78 le è subentrata la Bonfantini, voto 6. Barbara Bonansea, voto 8, MVP della partita, doppietta.
E chiaramente, soprattutto il secondo gol è arrivato nel momento in cui la Viola stava uscendo, si stava facendo pericolosa. Il gol, il secondo ruggito della Bonansea ha spento, ha tagliato le gambe chiaramente alla Viola. Minuto 78, Lina Hurtig senza voto, poi Girelli, voto 6, Staskova al minuto 66, voto 6, Cernoia, voto 7,5. Tutto per quanto riguarda le Juventus Women che espugnano l'Artemio Franchi, sempre bello, bellissimo vincere là. E adesso, come detto, focus a giovedì, UEFA Women Champions League. Si parte dal 2-0 conquistato in Albania contro il Vlasnia per conquistare i gironi della massima competizione europea femminile. Ciao a tutti, ai prossimi appuntamenti in classifica, prime con 6 punti, Roma, J Women, Sassuolo, Milan, Inter, e basta, e basta. Questa è la classifica momentanea alla seconda giornata, chiaramente, della Serie A femminile. A giovedì e come sempre, fino alla fine. Vamos Women, ciao a tutti e a presto.